Martedì, per le esequie di Giulia, chiedo all'intero Veneto un segnale corale forte e chiaro contro la violenza in genere. Una giornata che diventi indelebile e segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché, continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annunciando la pubblicazione oggi dell'ordinanza a firma del presidente stesso con cui viene decretato il lutto regionale per la giornata di martedì 5 dicembre, giorno dell'esempio di Giulia Cecchettin, in coordinamento con le prefetture del Veneto. Il funerale si terrà alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina, poi alle 14 un saluto privato nella chiesa di Saonara. Esprimo nuovamente, anche avvicinandosi ai funerali, la mia vicinanza alla famiglia di Giulia e a tutti coloro che le vogliono bene. La vicenda di questa ragazza ha segnato nel profondo l'intera comunità. Poteva essere nostra figlia, sorella, nipote o amica. È una triste pagina che ha portato il Veneto in Italia a identificarsi con questo dramma. Serve un segnale forte anche dal punto di vista simbolico. Invito tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz'asta e i cittadini ad indossare fiocchi rossi e a disporli sul pomo, porte e sulle finestre delle proprie case. Chiedo anche alle attività economiche di osservare durante le esequie un momento di pausa nelle attività. L'auspicio è che da questa tragedia nasca un movimento che con voce alta, corale, forte, esprima ogni giorno al mondo un messaggio contro la violenza sulle donne.